Ciao a tutti, oggi mi trovo in Spagna, più precisamente a Ronda, ancora più precisamente nel circuito di Ascari, mentre penso che un Formula 1 stia scaldando i motori là dietro. E perché sono qui? Sono qui perché sono stato invitato ufficialmente da Metzler per partecipare al lancio di un nuovo prodotto, lo Sportec M9 RR, pneumatico stradale, sportivo. Avremo modo di provarlo in strada, con tutte queste bellissime moto che avete qua dietro, in pista, sia sul bagnato sia sull'asciutto, e naturalmente nel corso del video vi racconterò questa gomma e vi descriverò le mie sensazioni. Naturalmente io mi sono menato via a mangiare, fare le riprese, e alla fine manciolato tutte le moto, mi è rimasto solo un cava, quindi farò il giro con quello. Comunque siamo per partire, mi metto il casco e iniziamo subito col bellissimo giro delle strade qua intorno a Ronda. Ah, mai guidato un cava? Vediamo com'è. Comunque guardate che bello che è qua. Wow. Ok, non ho il cambio elettronico. Già questa cosa non va bene. Vabbè, facciamo alla vecchia maniera. Wow, guardate che bello. È bellissimo qua. Wow, che paesaggio, raga! Coffee break. Finito il giro in strada, siamo arrivati qua in questo parco giochi, lo definirei perché è veramente un parco giochi. Infatti questo autodromo è stato costruito da un privato super appassionato che ha un sacco di supercar pazzesche, tra cui anche varie Formula 1. E aprirla ai vari appassionati che vogliono venire a girare con le proprie supercar, ci fanno anche delle presentazioni prodotto, come ad esempio quella che oggi facciamo con Metzler. La pista è stata divisa in due. Una parte lunga sull'asciutto, in cui proveremo le gomme in configurazione asciutto, e una parte più piccola in configurazione bagnato. Prima di saltare in sella e dargli del gran gas, voglio raccontarvi questa gomma per spiegarvi le caratteristiche e raccontarvi le novità. Metzler Sportec M9 RR. RR sta per Road Racing, il che vi fa capire di che gomma stiamo parlando. Stiamo parlando di una gomma stradale, road, super sportiva, racing. E ora, per chi usa Metzler da tanti anni o comunque nel panorama delle moto da un po' di anni, sa che grande successo ha avuto la M7 RR, che è la predecessore. Perché l'italiano è così difficile? Il predecessore, la... Il pneumatico predecessore. Grazie, Salvo. Raga, è un casino l'italiano. E quindi l'M9 RR è la sua evoluzione. Ora, su cosa si è basata Metzler nello sviluppare questa gomma? Ha fatto una cosa molto intelligente, ovvero chiedere agli utenti che cosa volessero da una gomma. Quindi hanno fatto una serie di sondaggi dai quali è emerso che il 67% degli utenti usa la moto anche per andare a lavoro. Quindi non solo per la scampagnata domenicale, ma anche il martedì a Milano con 3 gradi vai a lavoro. E soprattutto il 40% di essi la guida in qualunque condizione meteo. Sole, nebbia, pioggia, neve, grandine, uragano, tsunami. E il criterio più importante con cui valutano l'acquisto di una gomma è la performance. Quindi, prendendo insieme questi dati, hanno sviluppato l'M9 RR. E per andare quindi a dare performance in qualunque condizione, hanno lavorato sul grip, sulla maneggevolezza e sulla tenuta sul bagnato. Quindi che cosa hanno fatto per migliorare il grip? Una delle cose più evidenti è il fatto che gli intagli si fermano a un certo punto. Quindi sulla spalla della gomma abbiamo una gomma che è praticamente slick. E questo è fatto per massimizzare il contact patch, ovvero la superficie di contatto con l'asfalto. Inoltre questa gomma è bimescola sia dietro sia davanti, mentre quella precedente era bimescola solo dietro. Bimescola che cosa vuol dire? L'ho già spiegato in altri video, ma vi rinfresco la memoria. Vuol dire che tra la parte centrale e la spalla
Abbiamo due mescole diverse, più dura al centro per far sì che la gomma duri di più nelle lunghe percorrenze e più morbida sulla spalla per far sì che dia più grip in fase di piega. E questa gomma quindi l'hanno testata in pista e i risultati sono stati sorprendenti, ovvero che Apergusa ha girato 3 secondi e mezzo più forte della M7, mentre Binetto, che è una pista più piccola, 2 secondi e mezzo. E se si guarda la telemetria, dove è stato questo miglioramento? È stato nei gradi di piega, 2,6 gradi di piega in più, e nell'apertura di gas, 4,5% di più di gas nell'arco del giro. Per quanto riguarda invece la maneggevolezza, hanno lavorato sulla carcassa, quindi hanno incrementato la durezza delle corde che compongono il tessuto della carcassa, ma hanno ridotto il numero di corde, lasciando quindi più spazio alla gomma. Questo, senza entrare troppo nei dettagli, si traduce in una maggiore maneggevolezza. Infine, per quanto riguarda il bagnato, quello che hanno fatto è stato modificare la composizione chimica della gomma per far sì che attaccasse meglio sull'asfalto bagnato. Anche qui, per darvi dei dati, in una pista lunga 44 secondi hanno migliorato di 1 secondo e 8, che è tantissimo. E guardando di nuovo la telemetria si vede che con questa moto hanno piegato 2 gradi in più e hanno ridotto lo spazio di frenata, quindi è lì che hanno fatto la differenza. Queste dunque sono le principali novità di questa Metzler Sportech M9RR. Adesso basta chiacchiere, mettiamoci il casco, andiamo a fare la prova su bagnato, dopodiché chiassa manetta sull'asciutto in pista. Ok raga, ho fatto qualche giro qua sul bagnato, il feeling con queste gomme è veramente ottimo. Appena arrivi sul bagnato non la senti scivolare, la senti che sta lì. Addirittura qua ci mette giù il ginocchio. Tac. Fantastico raga, sembra quasi di stare sull'asciutto. E poi quando arrivi qua anche la sensazione sulla frenata è ottima. E poi vedi, quando torni sull'asciutto la gomma torna subito velocemente in temperatura. E nel giro di 2 curve sei già di nuovo giù col ginocchio. Finito il giro sul bagnato, adesso... Ma che gas che gli dà Cordara. Dicevo, finito il giro sul bagnato, adesso abbiamo a disposizione 3 turni. Io ho appena fatto 2 turni sull'S1000RR e poi ho provato il KTM 790. Raga, quanto divertente! Minchia raga! È come guidare una pit bike con un sacco di cavalli! Non mi stancherò mai di dire che in generale le naked, le maxi enduro in pista sono divertentissime. Detto ciò, l'ultimo turno naturalmente lo riservo al mio amore più grande, l'R1. Per cui salite a bordo con me e guardate che spettacolo è sta pista. Ok, allora iniziamo il giro di questa spettacolare pista. Curvone da pelo, quarta piena, che mette sul rettilineo d'arrivo, ci si tiene un po' a destra qua, si frena forte, si butta giù due marce, seconda, ginocchietto giù, si salta sul cordolo, si esce, la moto in penna, si frena subito forte per questa sinistra qua in discesa, si guarda subito l'uscita, gas, si spalanca il gas qua, terza marcia, si butta giù una marcia per fare questa sinistra abbastanza veloce, cambio di direzione destra, lo si ritarda un po', si rialza, si spalanca il gas, giù una marcia, frenata, si scala, qua poi la pista continua, ma noi la tagliamo e giriamo qua in questa scorciatoia, sinistra, sinistra, si raddrizza, si spalanca il gas, giù, si butta su quattro marce per fare questo curvone, in quinta si frena, si fa in seconda questo destro,
e poi tripla chicane. Sinistra, destra, sinistra. Qua si può entrare forte perché c'è tanto banking. E poi guardate qua che spettacolo. Siamo a distanza sulle montagne russe. Ragazzi, che confidenza l'anteriore con sta gomma comunque. Qua c'è tantissimo banking, si entra fortissimo. Gas a manetta qua. Si esce forte. Si frena forte, giù una marcia. Seconda, un po' lungo. Ops. Si sale di marcia qua. Per questo destra. Si spalanca il gas. Quarta. E si finisce il giro. Con questo curvone. Spettacolare. Mamma che pista, raga. Comunque ragazzi, io non mi stancherò mai di dirlo, andare per strada con le slick o con le gomme in mescola è una cazzata, perché con una gomma del genere in pista avete visto quello che si può fare, quanto si può andare forte, quanto ci si può divertire. Figuratevi per strada poi, che si va a un decimo della velocità. Voi prendete il più forte che conoscete in strada, il pazzo, lo mettete in pista, si becca 10 secondi a giro, quindi non fa nessuna differenza. Questa gomma oggi ha dimostrato ancora una volta come con una gomma stradale, su una super sportiva, su una naked, su qualunque moto, si riesca ad andare forte, in sicurezza, divertendosi. Finita questa giornata bellissima qui a Ronda, ringrazio Metzler per avermi invitato a partecipare e sono rimasto molto colpito dalla prova di queste gomme, come avete visto anche nel video. Abbiamo scannato per bene in pista, su asciutto e bagnato, e il feeling era veramente ottimo. Sono disponibili in tante misure per tante tipologie di moto, dalle super sportive alle naked alle touring. Ho lasciato comunque qui sotto in descrizione un link con tutte le info. Grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo presto. Bye bye!